Allora, ragazzi, come vedete, Bentornati. partiamo dalla torre questa volta per questa puntata della guida. Andiamo qui dietro perché c'è un altro Inox rosso, quindi la categoria più stupida degli Inox. Forse è qua. Sì, Eccolo, qua forse è sotto. quello che dorme. No, quello è un sasso. Oh, con le bolle della, dal naso. Mi puoi fregare l'elmo? No, vabbè, è troppo. No, gli dai però forse un colpo. Non l'abbiamo mai provato ad attaccare. No, non puoi. Buongiorno! Che Brutto modo di buongiorno, svegliarsi. esatto. Ma sì, ma fai quello che vuoi. Questo lo ammazziamo tutto così, ragazzi, perché non voglio sprecare frecce per uno stupido Inox. Ma Daruk invece si rigenera, quindi. Oh. Tanto sia. Spada Lynel si sta per rompere. Ignorate questo, ve lo faremo vedere più avanti, perché ora ci dirigeremo verso la zona in realtà che abbiamo trattato nella volta precedente, verso la muraglia di Finterra, per farvi vedere un Sassorok e un seme che noi abbiamo già raccolto, ma voi potreste dover raccogliere. Di qua, ecco. Ossia, in questa zona molto bucherellata, diciamo, questa piana bucherellata, lì forse abbiamo già intravisto verso dove sarà il Sassorok. Noi questo Sassorok lo abbiamo già incontrato in Infatti. passato, però ora ci sono state Ecco. varie lune rosse, quindi dovrebbe essere tornato, Sì, tra sicuro noi l'altro. l'abbiamo fatto in un Sì, questo sì, altro. non In ho un dubbio. altro. Nei vecchi video, quando andavamo verso Esatto. Finterra. Eccolo. Forse è il primo Sassorok che abbiamo No, no, il primo fatto. mi sa che era proprio sulla. No, il primo. Direi, il primo era nella piana. Ah. All'alto piano Cotogno. No, non. Niente, non riesce oggi Link a fare dei salti utili. Capitelo, è un eroe stanco e spossato. Come vedete. Sassorok abbastanza squinzio. Ah, beh, perché uno è Beh, un avevamo pure mini il boss. martello con un tanto di Sì, danni esatto, è un aggiuntivi, boss cioè pure. secondario, poi Poveretto. Che sì, tipo di facile che Sassorok era? facile. Anche il Sì. Sassorok più basso abbiamo appena verificato, quindi Ah. comprensibilmente siamo riusciti a ucciderlo a inizio gioco, figurati ora, proprio carne da macello. E ora, dopo aver recuperato qualcosina, andiamo qui accanto a vedere il nostro Seme Gorogu qual era. Quindi Sì, noi abbiamo fatto sicuramente quando siamo venuti doveva qua. essere anche evidente, forse. Ci siamo quasi. Qui sotto, Aspetta, non lo so se. eccolo. Eccolo. Sì, ricordo benissimo la puntata. Quindi un'altra serie di sassi, di cubi da spostare per poi prenderlo. Ora ci riteletrasportiamo però alla torre perché dobbiamo andare in un'altra direzione ed è meglio arrivarci planando. Esatto. Allora ragazzi, ora siamo tornati quindi sulla torre per dirigerci questa volta verso Il la lago. zona praticamente sì, del lago Quercus. Ora, in questa zona dove passa in Il linea confine della ipotetica il regione. confine, troveremo il nostro primo Seme Gorogu, che dovrebbe essere un coso di circoli, Circoli. quindi dovremmo fare canestro in qualche modo Nel col lago, nostro sì. corpo, verosimilmente. E quindi vediamo, è parecchio più in basso, come vedete, della torre di Finterra, quindi possiamo rischiare la vita. Ovviamente questa simpatica nebbia non ci fa vedere assolutamente nulla. Io Bravo. direi di avvicinarmi verso questo promontorio che mi Esatto. sembra Sembra sospetto. molto. Sì, tuffati, tuffati. Esatto. E Eccolo infatti, qua. ecco, lì vedete il circolo, quindi. Oh. Beh,
Seme Corogu, e ora ci dirigiamo al prossimo, ma prima facciamo passare l'ambulanza. Allora, dobbiamo andare in questo bosco, che però è parecchio più in su, guardate le curve di livello, quindi io rifarò questa cosa. Il bello di avere una torre vicino. Quindi planiamo verso Verso il il monte Rosalegno. bosco. Che sarà È quello. quello, sì. Che forse è il monte, quello con la lumiserite, chissà. Sì, mi sa di sì. Che era nella puntata in cui abbiamo ammazzato il coso. Guardate l'ombra nostra lì sotto, a chilometri, tipo bombardiere. Pa 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 pa. Che E tipo che di seme Goroku bombardiere? sarà? Tanto qui c'è una base nemica. Quest'albero. Io dico quest'albero. È un tiro con l'arco, può darsi. Allora, io ho appena visto. Hai visto Black? Tac. Quindi. Ah, sì, infatti è un tiro con l'arco Ovviamente noi non grande. abbiamo ancora preso delle. No, invece sì. No. No. Mannaggia noi. Vai. No, sto trovando il punto esatto per Vai. sprecare il meno possibile. Vai. Le ghiande. Più a destra. Wow. Yaha! Che carino questo, c'ha pure Salve le caro! sopracciglia. Allora, il prossimo Seme Corogu è sempre qui vicino. Ed è Come la nel mappa? dettaglio qui sopra. C'è un laghetto e quindi, siccome è un circolo, forse dovremmo proprio raggiungere questo Probabilmente laghetto. sì. Quindi dietro di noi ci vediamo più in su, ragazzi. Oh, che carino, con le ninfee. Allora, come vedete. Qui ci sono gli alberi da cui siamo partiti. Proprio questo è l'albero che aveva vicino la cosetta del tiro con l'arco. Qui abbiamo il circolo, quindi dobbiamo arrivare lì sopra per poi poter fare il Tuffarci. tuffo. Quindi saliamo rapidamente in scioltezza questa zona che è abbastanza facile. Intanto passa un'ambulanza, però se ci fosse stato un mega incidente. Allora, oh. Anzi, comunque l'acqua è proprio Pulita questa qua, era pulita, proprio sì. pulitissima. Oh, mi hai trovato. Ciao caro. Ora, da qui volendo vi potreste teletrasportare alla torre, ma noi penso che andremo tranquillamente a piedi verso questo, che è il primo Seme Corogu che abbiamo già preso in passato, ma che sta proprio in questa zona. Una zona termale, chiaramente questa. Sì, ciao gelatino. Non di qua, ma di qua. Sì, verso la strada alla fine non ho tanto. No, non lo è. Quindi, andando verso la strada, lì potete vedere la torre, a cui, se ricordo bene, si accede facendo scoppiare l'incendio sui rovi la prima volta. Qui ci sono gli alberi. Sì. E in questo bosco, qui dentro, era qua la zona della lumiserite, esatto. Era una ghianda, forse. O è qui sopra, o era una ghianda. Non era qui. Mettigli la maschera sua, così non ti attacco. Vabbè, quello non è un problema, lontano. No, perché mi ci devo andare. Eccolo, mi Ah, eccolo la ricordavo che c'era la ghianda, ghianda. sì. Allora, qui trovate proprio il seme, quindi praticamente ai margini del bosco. È uno degli ultimi alberi. Quindi, preso questo, Seguendo la strada. esatto, in linea d'aria sta da Esatto. ste parti. Qui abbiamo un piccolo promontorio, quindi forse è proprio qui, chissà. Sì. Vedo tre alberi, chissà. Sospetto. Chissà. E vedo anche degli alberi da mela. Chissà però, eh. Non è come sembra, amico, non è come sembra. Tu non l'hai visto. Allora,
Eh sì, probabilmente sono E questi. infatti qui ne abbiamo uno solo, qui ne abbiamo uno solo, quindi dobbiamo lasciare solo questo. Sì, questi qui li puoi togliere, togliere, questa togliere e quella in alto. Non c'ho un modo differente di... No, niente. Dobbiamo metterci. Pa-pa-ra-pa, dobbiamo comprare delle frecce, Eh sì, eh sì. evidente. Allora, ah, potevamo prendere il rametto e tirarlo, forse. Forse. Seme Goroku preso. Prossimo proviamo, se ci sono cose nei dintorni. Allora, preso questo seme Goroku. Il prossimo, lì ne vedete uno, ma ci torneremo dopo. Sta qui in linea d'aria. Quindi, come piace a noi, qui vedete una zona con qualche Grublin e anche qualche Boblin in giro. Vedete intanto Finterra, che a breve conosceremo, fra una puntata nel dettaglio. E in questa montagnola ci sta il seme Korogu che cerchiamo. Allora, c'è parecchio da scalare, quindi ci si vede su, ragazzi. Allora, una volta scalato il Monte Rosso, noi prima eravamo lì sotto e siamo arrivati qui su. Troverete proprio in questa escrescenza, diciamo, di roccia, qui in questo pianoro, i cubi da rifare. Ah, Quale prendere è sì. molto evidente. Lo prendiamo Neanche dove subito. metterlo. Esatto. Devi infilare, non far cadere. Esatto. Ecco il nostro seme Korogu. Ciao caro, e grazie. Oh. Allora, i prossimi semi Korogu, qui ce ne sarebbero altri, ma li lasceremo per la puntata su Finterra, visto che, come vedete, qui c'è proprio il Vicinissimo. paese. E ci dirigiamo invece qui sotto in questa strada. Che anche facile con la paravela. Esatto, molto facile. Proprio all'inizio del bosco dovremmo trovare un seme Korogu. Tanto vedete Grublin a caccia. Seme Korogu, chissà quale sarà. Tiro con l'arco, quindi Sugli alberi. o sugli alberi una ghianda. Si può essere anche ghianda. Anzi, essendo un bosco, forse è pure più probabile. Là, sinistra. Ma qui no. Diciamo. E ora alla ricerca di una ghianda, verosimilmente. No. Eccola. Eccola, infatti doveva essere proprio a inizio. E Inizio, inizio. io questa la... Non ce la facciamo con la lancia. Oh. Ah, gli hai lanciato la lancia. Lancia la lancia. Ho preso il seme Korogu. Siamo a 140. Mamma mia. Prossimi. Quello che vedete in questo momento indirizzato è proprio quello che andremo a prendere. Noi A farvi abbiamo. vedere in realtà, perché Esatto, l'abbiamo noi già preso. l'abbiamo preso e magari mettiamo Sì, vabbè, come dei al limiti. solito vi facciamo vedere qual è e ve ne parliamo. È qui sotto. Oppure no? Sì, Sì, eccolo. ti Ah, mi ricordi ricordo esattamente. che Stavamo stavamo per esplorando il morire. laghetto. Esatto, è stato difficilissimo arrivarci a nuoto perché avevamo pochissima stamina. Alzate il sasso e lo trovate qui. Il Eh prossimo invece lo sì. Là trovate là sopra. sopra, esatto. Allora, arrivati in questa Ecco qua. casetta, c'è lui che è un nascondiglio naturale, Sempre se ricordo bene, più a nord di questo verso questa seme. strada Sì, praticamente. potremmo trovare un altro che noi. Forse qua. No, forse è proprio più vicino, forse. Perché Perché è un tiro con l'arco. vediamo. Mi Ah, lì sembra c'è che un sì. simbolo di tiro con l'arco. Allora, ragazzi, come vedete dietro di noi, come ipotizzavamo, ci sono dei cerchi. Qui abbiamo messo un teletrasporto perché siamo andati a comprare un po' di frecce e poche perché non ci andava di fare tutto il giro del mondo. Ma dobbiamo prendere tutti questi cerchi, cioè li dobbiamo colpire tutti. Quindi uno,
Perché che posso Seguendo la dire? strada. Vabbè, No, no. è uguale. Ma sono in ordine. Ma sto facendo in giro il posto. Ma tutti da quel lato, spero. Metti di lì il coso così. Niente. La maschera. Ancora non mi ha visto. Un po' c'è il sospetto. Non Ciao sta per amico. attaccare? No. Forse il fatto che noi tiriamo delle frecce, però non si sospettisce. Con la maschera, come vedete, la trovate dal mostro, c'è cioè in uno dei nostri video come ottenerla. E poi, appunto, loro vi ignorano di base perché sono abbastanza Hai stupidi da non controllato lì a capire. destra che non ci No, sto sono seguendo la altri? strada, però finora sono sempre su questo lato. Però quello potrebbe, esatto, allarmarsi. E noi corriamo. Finora ne abbiamo rotti 10. Ce n'è altri, quindi. Sì, Ah, sì. ecco l'ultimo. Guarda che si è ora attivato lì sopra. Quindi Ah, ecco. dopo quelli. E a Ok. quel punto spunta il Senekorogu. Quindi qui dovete sprecare un bel po' di frecce per questo semino Kurogu. Si fa desiderare parecchio. Quindi per il prossimo Seme Korogu dobbiamo spostarci verso questo lago per prendere qui un altro Seme Korogu in Circolo, questa no, zona. Ah, quindi sarà proprio nel nel lago, laghetto. sì. Forse probabilmente dove sul Esatto, da promontorio qui bisogna salti. buttarsi. E invece proprio a est Qui, di in qua questa ci zona. troveremo un sasso rock di quelli facili, quindi un sasso rock Sì, grigio. molto rapido. Abbiamo cominciato con un E sasso rock e finiamo finiamo con con un un sasso sasso rock. rock. Allora. Come vedete abbiamo anche aumentato la stamina, non che sia aumentata così tanto. Beh, però il prossimo è un cerchio completo, quindi... Ah, ok, siamo già arrivati. Sto salendo solo per vedere. Sì, come pensavamo. Eccolo. Quindi lì È sopra dobbiamo infatti là arrivare. sopra. Tra l'altro lì sopra in passato ci siamo forse anche stati senza accorgerci. Ah, Ma sì? se io provo a fare questa cosa e a barare? Lasciati. Sì. Tac! Oppure usate la paravela e barate un po'. Oh, mi hai trovato! Perfetto, caro Seme Korogu. C'è lo scrigno, hai visto? Esatto, dietro c'è un simpatico scrigno che ora prendiamo. C'è gente che ci sputa perché non ci facciamo mancare mai niente. Grazie, oh, Oh. siamo molto felici di questo. Ora, come vedete, in questa zona quindi abbiamo, come abbiamo già detto, il sasso rock. Sì, che è il solito sasso rock facile. Facciamo il giro quindi dalla strada e lo distruggiamo prima di salutarci. Lì dietro c'è anche qualcosa da far esplodere. Questi sono. Uno di questo L'ancella. è il sasso No, no, mi sa che è quello lì rock. in Sì, credo mezzo. anch'io. Apra occhio. Non è? Ah, Sì, sì, è sì. questo. C'è un po' di tempo. No, resta. No, perché Era sotto non si è sopra. aperto. Grande conca uviol. Stavamo salendo dalla zampa e lui giustamente si è indisposto. Dai, dai la testata, così almeno. Vabbè, ti passo sotto. Appendi, caro? No, non ce la fai perché sei un po' ritardello. Che impassetto.
Male male gli facciamo. Tanta ambra per noi. Oh, ragazzi, dopo questa puntata, esatto, ci salutiamo. Noi andiamo a distruggere quelle bombe, ma poco vi importa. E dopodiché, noi la prossima volta ripartiremo con, diciamo, completando tutta questa zona. Sì. Qui c'è un sacrario che dobbiamo prendere, così leviamo pure sta benedetta puntina. E poi ci dirigeremo finalmente a Finterra, dove faremo le missioni e avremo chiuso completamente anche questa zona. La zona. Detto questo, ciao, ciao e grazie. Alla prossima. Grazie di seguirci e commentate se vi sta piacendo, esatto. O se vi annoiamo. Ciao ragazzi. Ciao.